Buongiorno, buongiorno da TEF Channel News. Berlusconi non è un perseguitato. Apriamo così la rassegna stampa di TEF Channel e il titolo d'apertura di Repubblica. Il presidente del Consiglio avverte il PDL: non farò il punching ball, il cavaliere. Il governo per durare deve mantenere i patti. Letta difende i magistrati. Deficit, scontro Unione Europea-Italia. Se sforate, manovra bis. Andiamo avanti, la badante di Bruxelles, Alberto Visin, che fa il suo commento. TAV nella Valle dei Fuochi, questa è una fotografia delle solite ormai purtroppo proteste in quell'area. Divorziati, aborto e l'abbraccio di Francesco. Il Papa alla mia chiesa, l'ospedale da campo. Andiamo avanti, taglio centrale, omofobia sia la legge, la maggioranza si spacca. Se piace di più il pensiero di Putin, poi il grande minimizzatore e il massacro delle donne, Adriano Sofri. Cari professori, insegnate, non fate di psicologia, Amanda Noss, non mi lascerò processare da voi. Questo è quello che dice da Seattle. Avvenire. Tempo di curare le ferite, la certezza di Francesco, Dio è nella vita di ciascuno di noi, la Chiesa è madre e pastora, ama con cuore di popolo. Poi il tocco di Dio è il colonnino di apertura di Pierangelo Sequeri. Eccolo qua, siamo chiamati a generare fede, il tocco di Dio. Avanti ancora, taglio centrale, omofobia, un sì che scontenta tutti, Bologna non cancella più, mamma e papà si sono svegliati a Bologna, viva! Letta Berlusconi, nessun perseguitato. Poi qui sperar non nuoce. Vittorio Emanuele Parsi nel suo Assad promette consegno le armi chimiche, un anno per lo smaltimento. Ci accingiamo a guardare il fogliettone. Mauro Magatti, sapienza dei luoghi e delle mani, il modello italiano per ricostruire. Questo è l'avvenire, Dio di Moratti, l'interceduta agli indonesiani. In libreria lanciamolo. I medici stavano per staccare la spina, ma io ero viva e sentivo tutto. Questo è un bellissimo libro. Una lacrima mi ha salvato. Libero, il Papa, vi svelo i miei segreti. L'intervista a Francesco, il pontefice racconta quali sono i suoi scritti preferiti, i film che ha visto, la musica che ama di più e perfino i quadri che lo hanno colpito. Ma parla anche del mal di schiena, di gay e divorzi. Firenze piange, caro Renzi, asfalta prima queste buche. Ecco, vabbè, insomma, mi pare che se volevano fare le pulci al sindaco non è che gli hanno raccontato niente di nuovo. Su IVA, IMU e deficit ci dicono una balla grande, 12 miliardi, i conti non tornano. Silvio tiene in piedi il governo e ad andare avanti in crisi è il PD. Dunque, Silvio tiene in piedi il governo e ad andare in crisi, scusate, è il PD. Ma Letta si prepara a cadere e difende i giudici, tasse e Unione Europea. Processato perché non è gay, i giudici italiani visti da Putin, cioè ha detto, se Silvio Berlusconi avesse amato gli uomini invece che le donne non sarebbe stato processato. Ma vabbè, appunto, torti in faccia, in fondo. C'è un corsivo nel fogliettone di Filippo Facci, il videomessaggio di Berlusconi. Niente di nuovo, Guglielmo Epifani è il segretario del PD. Ha usato per la milionesima volta gli aggettivi sconcertante e irricevibile. Antonio Di Pietro è un ex magistrato molisano, lo sappiamo che non c'è bisogno che ce lo dicono loro, ha detto che farà un esposto per vilipendio alla magistratura perché Berlusconi l'ha definita contropotere dello Stato. In una democrazia dimezzata. Rosy Bindi è una parlamentare del PD alla sesta legislatura, ma questa che ci sta a fare là dentro ancora? Ha detto che il discorso è stato eversivo e che questo governo è finito. Antonio Padellaro, è il direttore del Fatto Quotidiano, ha invocato l'intervento del capo dello Stato e delle più alte istituzioni. Curzio Maltese, un giornalista di Repubblica. Nel novembre 96 scrisse che Berlusconi è un politico finito, lo sanno tutti. Ha scritto che il video sembra postumo e che gli elettori di Berlusconi lo votano proprio perché ha commesso qualsiasi cosa. Persino Dagospia, uno dei più letti quotidiani italiani, ma è citato pochissimo, ha scritto che il video fa tenerezza e che il ritorno al futuro è esistito solo in un film.
Mentre Paolo Virzì è un regista di commedie, ha parlato a nome degli italiani che non ne possono più, eccetera. Veramente mi viene da ridere. È carino questo appunto. Il videomessaggio di Berlusconi, niente di nuovo. Prima ancora di stabilire se abbia ragione, gli altri hanno già torto. Vabbè, insomma, non è male. Vediamo il Fatto Quotidiano con cosa apre. Ma che ti dico a fa? Parla il maggiordomo di B, filo diretto con Napolitano. È un po', diciamo, qualche volta è un po' comico leggere le pagine dei giornali, no? Tra l'ironia, eccetera. Insomma, vabbè, guardiamo un po' qui. Dopo 25 anni di onorato servizio, Alfredo Pezzotti, detto Mummia per i suoi silenzi, racconta il fatto. La vita segreta del Camimano, le feste con Putin, l'amicizia col capo dello Stato e con Letta Junior. Punto. Ogni sera gli toglievo dalle tasche manciate di bigliettini con numeri di ragazzi. Attenzione, perché se non si mette punto, pare che le tasche erano quelle di Letta Junior, ma non mi pare che sia questo quello che voleva dire. Il Fatto Quotidiano. Larghe scemenze, Marco Travaglio, anche lui stamattina è veramente ironico. Poi vabbè, fuori gioco, Maramau, mica sei morto. Vabbè. Andiamo avanti. Monte dei Paschi, quando Tremonti parlò di una tangente di 1,5 miliardi a politici del PD, ecco la prova delle pressioni del Quirinale su P, procuratore generale, su Grasso per Mancino e poi Marco Politi, le salme dei politici e l'uomo Francesco. IVA e bilancio. Anche Letta è in campagna elettorale. Quindi caos scusate, omofobia, scontro nella maggioranza, protesta Movimento 5 Stelle. Il Premier, che andrà alla Casa Bianca, e il PD non vogliono fare regali al Cavaliere nella legge di stabilità. I soldi servono a tutti per prendere voti, inaugurata la sede della nuova Forza Italia. Appello di Virzì sul Fatto Web, videomessaggi fai da te gelato al Puffo e altri. Vabbè, insomma, dai. Autunno arrivano le serie americane che salvano la TV dalla solita noia. Qui hanno ragione, davvero, perché noi siamo messi malissimo. Nel nome di Oscar, la coalizione di sinistra sorpresa nelle urne tedesche. Però, insomma, Angela Merkel dovrebbe in qualche misura essere riconfermata, adesso vedremo. Messaggero Nazionale, il Papa apre sul divorzio e sull'aborto, la svolta di Francesco, misericordia per chi si risposa, per le donne che hanno abortito, i gay bisogna rispettare sempre la persona, la mia chiesa è come un ospedale da campo, questo è quello che dice Papa Francesco ed è bellissimo di fatto sentirlo parlare così perché a questo punto ti accorgi che nessuno resta fuori, no? Ed è una cosa molto bella, molto molto bella questa. Andiamo avanti, l'intervistatore in 6 ore, cadute tutte le barriere. Omofobia, la norma che non convince, il bacio scandalo. Vabbè, Letta, il bacio è quello che sono dati i parlamentari dello stesso sesso. Letta, non farò da punching ball, Berlusconi ci rispetti o cade. Poi il tesoro al lavoro sull'aumento IVA, nel mirino anche le fasce agevolate, tangenti, questa è una cosa schifosissima, perché si è confermata davvero una vergogna dopo quello che fanno, tangenti dagli imprenditori bufera sui dirigenti di Equitalia. Chi è chiamato a dare buona prova di sé fa questo. Due buone ragioni per rivedere l'aliquota, Oscar Giannino, che ripeto è tornato a scrivere, poi la Lazio batte il Legge, aspetto a Roma, poi Totti altri 2 anni in giallo-rosso, firmato il contratto con Pallotta. Nazione Nazionale, Letta sul ring, ora colpisco io, Agenzia delle Entrate ha processo l'ex direttore, il Moratti indonesiano, eccolo qua, il Eric Tohir, poi Berlusconi soft giù le tasse, ma niente crisi, l'Italia del 94 non esiste più, il bacio uomo dei grillini, il Papa Francesco gay e divorziati, Bergoglio apre, l'avvocatessa scelta a caso e massacrata da un balordo. E c'era finito in mezzo quel poveretto che era andato a fare jogging con lei a correre. Il Sole 24 Ore, mercati, rally in Europa, borse ai massimi da 5 anni. Operazione attrattività, il governo dà il via alle privatizzazioni, la finanza Equitalia indagati e perquisizioni per sospetta corruzione, deficit, segnali di flessibilità,
Unione Europea. La nazione locale, il prete in cella si fingeva benefattore. Don Elvio Re aiutava la famiglia della vittima in retroscena di un anno di tormenti sessuali, sempre Erika Pontini. E a proposito di sesso, rissa tra lucciole per una piazzola sulla Todi Baschi. Aggredito un vigilante del metro. La Lorenzetti si sospende dal partito, qui non è tracciato. Io 1.200 euro, lui 24.000, pensioni agli antipodi. No, 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 ce ne sono altri di pensioni, ce ne sono altri che ne arrivano manca 500. Ritrovato il pony rapito alla mostra, piccolo pony, Perugia Assisi porta a Roma il progetto 2019, tutti in bici nel ricordo di Andrea, il pilota morto in gara, tribunale fiducia sui correttivi ministeriali. Messaggero locale, falsi ricoveri valanga di casi, Benedetti che scrive, Luca. I carabinieri del NAS verificano altre migliaia di analisi col trucco. Ecco qui il cavallino. Charlie è stato ritrovato. La spalla, scuole limiti a 900 studenti. Piani a rischio di inutilità. Remo Gasperini. Assisi, l'appello giù le mani dal creato, rispettare l'ambiente. TAV, l'inchiesta adesso guarda a Bruxelles. La Lorenzetti si autosospende dal PD. Barretta, mai parlato con lei, ma non la conosce nessuno, eh? State a vedere che funziona così. L'angolo del meteo, sole e fresco, dice Gilberto Scalabrini. Andiamo a vedere cosa c'è al Corriere dell'Umbria. Anziani picchiati e derubati, è successo a Castiglione del Lago. San Gemini spiragli, ma lo sciopero resta. Sono pochi gli spiragli. Berlusconi promette: non abbandoneremo questo governo. Ferrovie dello Stato interessate a Umbria Mobilità. Andiamo a vedere il giornale dell'Umbria rapidamente, i sindacati, emergenza banche, dossier BPS CR dell'Umbria e poi ritrovato Charlie, bene l'incontro Marini Cancellieri, ora i correttivi, Ponte San Giovanni svaligiate nella notte, 17 garage, nella residenza Apollo 3. C'è da pagare tutti gli aumenti, tributi in arrivo, vertenza Acque San Gemini, il magnate campano esce allo scoperto, l'azienda la compro io, ecco il piano, inchiesta TAV, Maria Rita Lorenzetti si è autosospesa. Eventi, sagre e feste per l'addio all'estate e il benvenuto all'autunno. È tutto per questa nostra rassegna stampa del mattino. Vi auguro buona giornata e buon fine settimana da TEF Channel.